Ciao a tutti ragazzi e ragazze, rieccoci tornati finalmente in un nuovo video e siamo tornati con l'apertura delle uova di Pasqua. Oggi andiamo ad aprire il tanto atteso uovo che Chiara voleva tanto, Emily in Paris della Blocco. Allora Marco non sa neanche che cos'è Emily in Paris. Vabbè, e al suo interno possiamo trovare tante fashion sorprese, cioccolato. Aspetta, al latte. Fammi spiegare, Emily in Paris, per chi non lo sa, è una serie TV di Netflix che io ho visto e che a me piace tanto. E quindi appunto volevo l'uovo, visto che è una novità, penso del 2020, sì, del 2023. Esatto. Volevo vedere l'uovo, appunto, volevo vedere cosa c'era all'interno. E allora, scopriamo. Io quest'uovo l'ho comprato all'Esselunga, così sapete dove poterlo trovare. E diciamo che è stata una sorpresa Chiara, perché Chiara non se l'aspettava che lo prendessi, perché sono uscito dal lavoro e sono andata a prendere l'uovo per lei. Allora, saltando tutta l'inutile fase di spacchettamento dell'uovo, andiamo a scoprire, rompi questo uovo e vediamo cosa c'è dentro. Ah, ok! Intanto, oh, io volevo un'altra cosa, vabbè. Portachiavi! La Torre Eiffel, beh, carina, una sorpresa. Andiamo a vedere nei dettagli. Qui c'è il cartellino, si vede? Questo qui è il portachiavi, ovviamente di bigiotteria, non è in argento. E c'è la Torre Eiffel. Da quello che sappiamo, le sorprese che si possono trovare all'interno di questo uovo sono un portafoglio e una collana, oltre al portachiavi che noi abbiamo trovato. Sì, nel frattempo, come potete vedere, c'è quel coso bianco e nero brutta che fa casino. Eh sì, bei tempi quando c'era Pallino. Lei è un po' più dispettosa. Qua ha anche attaccato una targhetta con scritto Emily in Paris. E allora terminiamo qui questo video, speriamo come sempre che vi sia stato utile, quindi lasciate like e fateci sapere sotto nei commenti che sorpresa avete trovato voi all'interno di quest'uovo di Pasqua. Se l'avete trovato. Esatto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!